hanno visitato Oro Arezzo, alloggiato a Rondine, cittadella della pace, e sono stati piacevolmente colpiti dalle eccellenze enogastronomiche del territorio aretino, in particolar modo dal prosciutto. Una delegazione di Oswiecim, la cittadina polacca gemellata con Arezzo, nei pressi della quale si trova il campo di sterminio di Auschwitz, è arrivata in città sabato scorso e sta proseguendo il suo tour nella provincia di Arezzo. To czym nas zawsze Toscania urzeka, także jesteśmy... Infatti non nasconde che è piaciuto parecchio. I prodotti toscani sono particolari. No? Pod wrażeniem właśnie i wiemy, że tak naprawdę Arezzo to stolica złota i nie tylko chyba w... we Włoszech, ale w Europie i na świecie. Sto molto, molto impressionato, infatti ieri, dalla visita di Arezzo Fiere. Sì, che secondo lui è molto importante come città dell'oro e è una, diciamo, capitale dell'oro. La delegazione lunedì mattina è stata ricevuta dal sindaco Alessandro Ghinelli e dal presidente del consiglio comunale Alessio Mattesini nella sala consiliare. Ormai sono molti anni che ci conosciamo e che, diciamo, i nostri delegati vanno in visita a Oswiecim e che noi riceviamo le delegazioni di questa bella cittadina della Polonia, che ha un passato tragico, come sappiamo, e da questa, diciamo, conoscenza reciproca deriva la nostra consapevolezza che solo guardando ai vecchi errori si può tentare di non commetterne di nuovi. Oltre a questo, diciamo che i nostri amici polacchi sono molto contenti di vivere la nostra città, anche in un periodo come questo in cui con la festa, la Fiera dell'Oro, viene messa in evidenza la principale risorsa economica della nostra città, della quale sono rimasti impressionati. Sarà il suo prossimo viaggio? Sì, io ho promesso che questa volta non negherò la mia presenza al prossimo viaggio a Oswiecim.